Diana Herzog, noi siamo qui con te per parlare dell'Associazione degli Amici della Musica di Capodistria, Društvo Prijatelja u Glazbe. Ci racconti un po' questa associazione, cos'è, cosa rappresenta? Beh, questa associazione ormai sta diventando quasi un'associazione storica. Quest'anno è la 59esima edizione e quindi da 59 anni che questa associazione promuove la musica e i concerti soprattutto. È nata come, diciamo, un supporto alla Scuola di Musica di Capodistria proprio per offrire queste attività concertistiche che, diciamo, la scuola non può offrirle, ma che sono indispensabili per ampliare la cultura dei giovani musicisti. E noi continuiamo questa tradizione cercando di avere un'offerta sempre più ampia di concerti qua nella città di Capodistria e copriamo un po' tutti i settori, appunto, con i cicli di musica classica, con i cicli di musica contemporanea, con la Biennale Koper, ma anche con i cicli dedicati un po' ai bambini, dove i bambini sono protagonisti, oppure concerti dedicati a loro. Allora, tu sei la presidentessa di questa associazione e quest'anno è il tuo secondo mandato, sei all'inizio del secondo mandato, giusto? Giusto, sì. Sì, ho preso appunto le veci di presidentessa nel dicembre 17, proprio alla fine del 2021 abbiamo rinnovato per altri 4 anni questa mia funzione. E il concerto di questa sera è un tuo omaggio agli abbonati, a chi di solito segue questi concerti. Sì, diciamo che abbiamo fatto dei concerti l'anno scorso, ma questo è il primo dopo 2 anni che è proprio l'introduzione a tutto il ciclo di concerti organizzati, mentre l'anno scorso eravamo ancora un po' per via della pandemia, abbiamo un po' improvvisato i concerti, ovvero abbiamo organizzato dei concerti online. Sì, ci tenevo un po' proprio a salutare di persona i nostri abbonati, le persone che seguono i concerti. Non voleva essere appunto un atto di autopromozione né così di, diciamo, ambizione, ma proprio un atto di gentilezza verso le persone per salutarle. E anche il nostro duo è un duo di persone che lavorano sul territorio, persone locali, e mi sembra un bel gesto che è così, di legare un po', insomma, con quello che è la nostra città, con quello che è l'ambiente dove lavoriamo. Ecco, hai citato il duo, dunque sei tu, Tatiana Herzog, al pianoforte, e la tua compagna di avventura è Katia Panger, al violoncello. Ci siamo conosciute praticamente quando Katia studiava alla Scuola di Musica di Capodistria, ovvero al Ginnasio Artistico di Capodistria, l'ha accompagnata come allieva allora. Siamo rimaste in contatto e quindi questo è ancora di più un simbolo di unione, ovvero di supportarsi un l'altro, insomma, quando si fa musica. Ecco, Katia, la violoncellista, lei appunto ha studiato, abbiamo sentito, alla Scuola di Musica di Capodistria, ma poi è andata dove? Sì, ha scelto poi di continuare gli studi a Udine, dove ha finito il triennio di violoncello a Udine, ma essendo un'appassionata di musica da camera, poi concluso anche il biennio specialistico di musica da camera al Conservatorio di Trieste, e ho poi deciso di concludere anche il biennio di violoncello sempre a Trieste. Inoltre è molto attiva in, appunto, come ho detto prima, in diverse formazioni da camera, sia in quartetto, in duo col contrabbasso, in duo col violino, duo con pianoforte, ma soprattutto molto attiva anche in diverse orchestre e quindi ha modo di esibirsi soprattutto in questa regione, diciamo, tra Capodistria, tra la Slovenia
e l'Italia, soprattutto il Friuli di Venezia Giulia. Allora, abbiamo detto che questo è il primo concerto, poi ci dici quali saranno gli altri concerti che seguiranno? Sì, dunque il 31 maggio ci faranno visita i solisti dell'Orchestra Lirico-Sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca. È un quintetto di fiati col pianoforte e presenteranno musiche di Mozart e Beethoven. Poi nel 21 aprile ci saranno Mattea Petelin, cantante, una soprano, e Claudia Sedmak al pianoforte. Poi il 12 maggio è la volta di un altro quintetto di fiati, questa volta il quintetto di fiati della Filarmonica Slovena. E andiamo a concludere questo ciclo primaverile l'11 giugno con il nostro ensemble in residence, un'orchestra d'archi dell'associazione appunto. Abbiamo poi però in programma almeno due o tre concerti d'estate, stiamo ancora definendo le date e gli esecutori, e riprenderemo in autunno, sempre con il nostro ciclo amabile, con altri, credo, almeno due o tre concerti, e andiamo a concludere l'anno proprio a fine novembre, inizio dicembre, con la Biennale Koper, quindi con la musica contemporanea. Quest'anno c'è un fil rouge che attraversa tutti questi concerti, è quello di un ricordo di un importante docente e anche direttore della scuola, però ce lo racconti tu. Sì, quest'anno celebriamo il 100° anniversario della nascita di Vladimir Lovets, appunto compositore, direttore della scuola di musica, anche membro dell'associazione Amici della Musica. È una persona che ha dato molto a Capodistria dal punto di vista artistico, è una persona molto attenta appunto alla cultura, e vogliamo dedicare a lui appunto questo ciclo di concerti o diversi avvenimenti che poi si svolgeranno durante tutto l'anno 2022. Appunto dedicato per far conoscere questa personalità, questo personaggio che merita uno spazio più importante almeno nei cuori dei cittadini di Capodistria, ma speriamo che la sua fama vada ben oltre. Questa sera cominciamo il concerto proprio con un suo pezzo, un preludio e rondò per violoncello e pianoforte. Ed è un preludio appunto proprio in questo anno a lui dedicato. Mi piace pensare che appunto questa è un'occasione per collaborare con diverse istituzioni e diverse associazioni, perché a parte il supporto del comune, poi c'è la scuola di musica di Capodistria, ci sono diverse persone che l'hanno conosciuto, che si dedicheranno a lui studiando un po' la storia, le sue lettere. Quindi speriamo appunto che questo sia un preludio a un bellissimo anno dedicato a Vladimir Lovets.